quanti auguri di buona Pasqua hai ricevuto a Pasqua? Ancora un buon Natale a tutti. Buona Pasqua, la testa. E senti un po', dopo che ti hanno augurato una vita da risorto e col risorto, la tua vita è risorta? Mi sento come l'uovo di Pasqua sotto all'albero di Natale! Dubito. Cioè, forse sì, per carità. Ma ammettiamo che non lo è. Che famo? Non so cosa dirvi davvero. E famo come discepoli, che il giorno di Pasqua se ne stavano chiusi a chiave dentro casa, con la paura matta di essere ammazzati esattamente come Gesù. Chi è? Con le donne che sono pure andate ad augurargli buona Pasqua, visto che erano state al sepolcro. È risorto. Ma loro sono rimasti lì, tristi e al buio. Sono fantasie di donne. Forse un po' come te. Ma perché voi fratelli ci credete? Perché è questo il problema di tanti a Pasqua. Che siccome Gesù è risorto, allora pure la loro vita deve risorgere. O risorgiamo. Sì, è vero. O cederemo. Ma vediamo come. Perché Gesù la sera di Pasqua è apparso ai discepoli. E questi erano pure contenti. Gli ha dato lo Spirito Santo. Gli ha detto di andare, di annunciare il Vangelo, di perdonare i peccati. E dopo una settimana, questi stavano ancora lì, chiusi in casa. Ma questi sono scemi allora. No, non sono scemi, sono persone che devono elaborare una cosa. Cioè, metti caso che ti dicono che tu sei un discendente diretto di una famiglia reale e per diritto ti spetta il trono e l'eredità di un popolo. Bellissimo. Ma tu, accetteresti subito? Credo di aver bisogno. Cambieresti subito? Bisogno di tempo. Ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare la notizia, no? Sì. E così funziona con un cristiano, che è chiamato a vivere da e col risorto. Ci vuole tempo. Infatti, a chi ha fretta di cambiare subito le cose, fa un grosso buco nell'acqua. Tipo l'apostolo Tommaso, che manco 24 ore che era morto Gesù, subito se n'è uscito di casa facendo di testa sua. Ma senza elaborare la cosa, Tommaso non starà col risorto. In altre parole, anche se è arrivata la Pasqua e non succede proprio niente, e continui a stare a porte chiuse in una stanza, ma hai l'intenzione comunque di vivere una vita nuova, stai tranquillo ed elabora il fatto che Cristo è risorto comunque, che non ti abbandona e che sta soffiando lo Spirito Santo su di te. Solo che i discepoli, prima che usciranno di casa a evangelizzare i popoli, passeranno 50 giorni dentro casa, perché bisogna passare questo tempo. Nel frattempo tu attendi e scruta, medita e prega, perché sei in fase di elaborazione di una vita nuova. E non dire che non ci stai, perché Cristo è risorto anche per te. Infatti, come è morto per te e va elaborato un lutto, così anche è risorto per te, e anche la resurrezione va elaborata.